del palo a Giovanni Paolo II. Qui... degli anni. Adesso è il momento del campo. Attenzione all'Argentina, molto pericolosa la conclusione. E poi di un soffio non riesce ad arrivare. Stesso Mammarella. Possesso. Italia molto bassa, preferisce difendere. Attenzione alla velocità sulla corsia. E poi subito impegnato. Rimasta a terra Cuzzolino. Italia che sta prendendo confidenza, vedete come cerca di avvicinare la porta avversaria, potrebbe arrivare la conclusione ed è una conclusione della porta avversaria, ma ha messo paura davvero stavolta a Nicolas. Cuzzolino si fa vedere, vuole il pallone, ottimo il suggerimento in avanti, attenzione perché potrebbe arrivare una conclusione. Che conclusione, che sinistro da parte del numero 5 argentino. Rosa, ancora Rosa, possesso Marcelinho, scusate, attenzione alla conclusione perché stavolta Borruto sto bene, non seguito a dovere dalla retroguardia italiana, detto iniziale. Borruto, le sue finte, Borruto nel mezzo, 2. In avanti subito, molto bene in questo momento, provano per vie centrali, Ercole, come vedi questo confronto fin qui? Una squadra attrezzatissima sotto in tutti i reparti. La nostra. Seguiamola però in diretta all'Argentina perché vedete Cuzzolino, si salva Mammarella e poi arrivano da dietro per il vantaggio con Maxi Rescia, il vantaggio dell'Argentina. Di arrivare in porta molto bene, l'abbiamo visto, insomma, difficoltà per la retroguardia italiana. Probabilmente è un problema di velocità, Andrea. L'Italia, insomma, sia accorta nelle marcature, quelle che si chiamano preventive. Sì, sì, esatto, bisogna stare attenti, non bisogna perdersi. Ottima l'uscita di Mammarella, ancora una volta protagonista. Romano, grande giocata da parte di Marcelinho. Sarmiento, colpo fortuito al costato da quello che capisco dalla nostra postazione. Seguiamola, vediamo lo sviluppo dell'azione. Taborda invece sceglie un'altra soluzione, la conclusione di Brandi e lo stesso Cuzzolino. Come Guerani è... è un grande inquadrature al pala Giovanni Paolo II, la conclusione di Ercole, il palo è sfortunata, un brutto scontro fortuito con un compagno, in particolare in quella distanza parliamo di Taborda. Sa qualità, c'è tutto, insomma, quindi seguiamo Borruto, il suo sinistro non inquadra lo specchio e per lui questo è un errore grave. Palla in avanti De Oliveira, lo scarico fra il numero 11, attenzione perché alla conclusione arriva il numero 8 che prova ancora a sfondo, si approfitta di questo momento, vedete anche lo stesso Mammarella, una lunga rincorsa per lui, lo scarico e poi c'è De Oliveira, un grande gol sul terreno, sul parquet. Ancora Cuzzolino, attenzione, sotto misura, doppia conclusione da parte di Paolo. È un momento importante per questa squadra, dopo un minuto e 43 secondi l'Italia è avanti ed è un successo un momentaneo e molto importante. Questa potrebbe essere l'ottava vittoria, insomma, con due pareggi e una sconfitta, ce lo auguriamo, e sarebbe tanta roba perché ricordiamo l'Argentina, che squadra a inizio gara, però è da soffrire, come del resto si sapeva, ma siamo sul 3-1. Eccolo Cuzzolino stavolta, grande parata di Mammarella, ancora in due tempi anche Merlin è pronto sulla sinistra, insomma siamo bassi con Murillo che prova ad innescare in avanti, poi costretto all'indietro e c'è la possibilità stavolta per pronto, sempre lucido, attento, continuo. Quelle dei giocatori argentini, quasi tutti militano nel campionato italiano oppure in quello spagnolo. E adesso De Luca, ancora De Oliveira, le sue finte, De Oliveira, palla sul destro da Mammarella, sempre attento. Sempre. 3-1, un 3-1 meritato. E adesso nuova opportunità per Murillo, l'uscita di Sarmiento, ancora rapido, giro palla da parte degli argentini. Borruto, ancora palla centrale, c'è il gol dell'Argentina che riapre la partita.
non è mai chiuso il confronto. Doppio vantaggio, questa è l'ultima probabilmente opportunità per gli argentini con Borruto, la grande parata di Mammarella. Cuzzolino, Tripodi, Borruto, centralmente il pareggio dell'Argentina, incredibile di aver portato a casa un risultato storico con i campioni del mondo. E qui è stata punita da Alan Brandi, 3-3. Presenti qui tutto il pubblico entusiasta per questo che è ancora la squadra campione del mondo e che vuole rimanere sul tetto.